La mafia c'è, è forte, muta come muta un virus. Va controllata, va combattuta, va stroncata. Non si può convivere con la mafia. Il 23° vertice antimafia della Fondazione Caponnetto, fatto con la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti, all'interno di un percorso che durerà 3 anni ed è un qualcosa di diverso dal solito. Ribadiamo, la mafia c'è, è forte e la dobbiamo sconfiggere. Lavoravo nel settore dell'autotrasporto, quindi legato al mondo Fita CNA, e in quel periodo lì vedevamo appunto che perdevamo tutti i lavori, non riuscivamo più a fare nulla di lavori concreti perché ci erano tutti portati via con un ribasso molto forte da imprese che provenivano da, soprattutto dalla Calabria. Da lì è cominciata un po' l'azione di monitoraggio, di verifica, di denuncia inascoltata, devo dire, per un certo periodo. Poi nel 2008, quando sono diventato Presidente della Camera di Commercio, da lì, da quella osservatorio, da quella posizione, è stato più facile denunciare, però anche lì inascoltato, isolato nel territorio mio, perché nessuno credeva che ci fosse, ma nemmeno io lo credevo, che ci fosse un'infiltrazione come effettivamente c'è stata. È arrivato un prefetto, il prefetto di Antonella De Miro, attuale prefetto di Palermo, che invece mi ha creduto, ha cominciato a indagare. Da lì è partita tutta l'operazione che ha portato al processo Emilia. Il processo Emilia è il processo di 'ndrangheta più grosso al nord, è un maxi processo che si sta svolgendo adesso a Reggio Emilia, e da lì stanno uscendo un po' tutte quelle che sono le infiltrazioni della mafia del nostro territorio, soprattutto della 'ndrangheta. Negli ultimi 10 giorni hanno bruciato 4 macchine, hanno ucciso un ragazzo di 31 anni, quindi c'è episodi che confermano quanto è grande questa infiltrazione. Bisogna far passare il messaggio che ognuno, ovunque si trovi, qualsiasi cosa fa, l'importante è che faccia solamente il proprio dovere. Pensate che se ognuno lo avesse fatto nel tempo non ci sarebbero stati tanti problemi, non si sarebbero trovate tante difficoltà a metà fra le connivenze e anche le paure. Insomma, io penso che il fare il proprio dovere ovunque ci si trovi possa rappresentare la chiave di svolta per un paese civile che della normalità di fare il proprio dovere deve esserne fondamento. In fondo è molto semplice, paradossalmente semplice. Io penso che è da lì che bisogna ripartire ed è proprio questo che bisogna mettere le radici ai nostri figli. Ma noi intanto dobbiamo partire da un presupposto: non possiamo pensare che la lotta alle mafie e a qualsiasi tipo di illegalità possa essere fatta solo e unicamente dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Ci vuole un popolo di cittadini che facciano il proprio dovere, e in questo ruolo fondamentale ce l'abbiamo proprio noi giornalisti, che dobbiamo avere il coraggio innanzitutto di fare solo unicamente il nostro dovere. Appunto, c'è un diritto dovere all'informazione, ma c'è un diritto dovere anche ad essere informati, e noi abbiamo questo ruolo fondamentale. D'altronde le persone, se non conoscono, non possono decidere da che parte stare, non possiamo chiedere alle persone di denunciare se non conoscono il fenomeno. Ecco perché noi abbiamo questo ruolo fondamentale. Poi non mi piace mai parlare delle minacce che ho ricevuto, preferisco molto di più parlare delle inchieste che ho tentato di realizzare facendo solo e unicamente il mio dovere. Certo, per farlo vivo con una spalla menomata, vivo sotto scorta da svariati anni oramai, però penso di non aver fatto nulla di eroico, nulla di particolarmente coraggioso, ma solo e unicamente il mio dovere. L'informazione è un baluardo della democrazia, è un baluardo rispetto all'avanzare preoccupante della malavita, del malaffare, della violenza. Spesso e volentieri i giornalisti, come dimostrano anche fatti recenti, si trovano a essere messi in pericolo, e quindi occorre anche un impegno delle istituzioni in questo senso. Il vertice antimafia, il ricordo del giudice Antonino Caponnetto, è una delle occasioni migliori per ricordare che la mafia si combatte e si vince tutti insieme, e quindi non lasciamo i giornalisti a combattere in solitudine.